uno spirito di sfida, tanta voglia, una sfida a livello professionale mia, mi rimetto in gioco, vengo in una squadra che purtroppo sulla carta è ultima in classifica, ma sicuramente di valori non lo è, e quindi con la voglia di dimostrare quello che valiamo per davvero. Insomma, sono qui da 2-3 giorni e quello che posso dire del mister non può che essere positivo, perché in questi 3 giorni l'ho visto lavorare sul campo con molto impegno, con una determinazione ed un ritmo elevato, ed è quello che insomma secondo me ci vuole per infondere alla squadra quella fiducia che probabilmente magari è venuta a mancare un po'. Sì, insomma, nasco come centrocampista centrale a 2 o a 3, poi insomma nella mia carriera ho svolto svariati ruoli sia in mezzo al campo che in difesa. Ma sai, sono sorpreso, sì, però nel calcio purtroppo succede, cioè è già successo anche a me in altre realtà gli anni scorsi, e se vediamo storicamente tante squadre che comunque crescono per fare un qualcosa di buono magari si ritrovano con qualche difficoltà. Non guardiamo indietro, pensiamo al futuro, pensiamo ad allenarci, a lavorare, a mettere dentro qualcosa che poi durante la settimana ci può servire alla domenica con grande fiducia, e senza pensare a troppo all'aldilà, ma pensiamo a domenica dopo domenica. Guai a non pensarlo, guai a non interpretare una gara ai fini di conquistare i 3 punti. Noi dobbiamo lavorare per questo, avere questo tipo di mentalità e cercare di interpretare una gara che si può sicuramente vincere, con la consapevolezza però che c'è da lottare tanto, perché non è sicuramente facile. Io sono soddisfatto di come questi ragazzi stiano lavorando, dei progressi che si stanno facendo. Ci vuole un po' di pazienza, è chiaro che in questo momento la classifica esaspera tutto in negativo, però se guardiamo a quello che sarà presto il nostro futuro, bisogna essere ottimisti e, ripeto, bisogna avere quella pazienza che ci permette di costruire questo campionato. Mi dicono questo, è una delle peggior difese, e di conseguenza non si può più andare avanti subendo quasi la media di 2 gol a gara. Bisogna lavorare molto su questo, subire molto meno e quindi essere molto più attenti. Sì, se Padoin darà garanzie fisiche questa settimana, io credo che possa essere già della gara contro la San Bonifacese. Padoin è un ragazzo molto, molto importante per questa squadra, è un ragazzo che io conosco da tempo, forse in queste 2 gare ha trovato poco spazio, però è un giocatore sul quale io conto tantissimo.